di colore, quindi ringraziamo Samantha, ringraziamo la Streghetta Caffè perché da averci ospitato stasera è un grande risultato, nel senso che andiamo a lavorare su uno dei quartieri che produce più voti in assoluto per il PD, però io ritengo che il prossimo anno ci siano grandi speranze per riuscire a partire anche dalle zone più calde come il Conto Panigale, come la Colonina, come San Donato, per andare a fare quella rivoluzione che deve essere fatta per arrivare all'inizio del 2013. Io vado un po' su quelli che sono gli argomenti che avete visto anche sul giornale per spiegare un po' cosa sta capitando, perché molti di me, molti di voi mi hanno chiesto la mano, ma chi è Salvenghi, cosa stai facendo con Salvenghi, come Salvenghi rappresenta il PD, è giusto che io vi spieghi un po' di cosa stiamo combinando. Ed è venuto la luce del sole la cosa, senza che noi avessimo non una lista civica, non abbiamo registrato nessun partito, abbiamo registrato uno slogan, prima Bologna. Perché abbiamo registrato uno slogan prima Bologna? Ci sarà un dialogo con chi vincerà le primarie, eventualmente si candiderà al sindaco, bene, noi abbiamo detto prima Bologna, quello è il punto di partenza. Prima Bologna per che cosa? Per tutto. Dalle case popolari, all'UEF, alla sicurezza. Prima Bologna anche in quello che deve essere un recupero delle posizioni in classifica di Bologna, che oggi purtroppo sono primi solo quando si parla di stabilizzazione, solo quando si parla di degrado, solo quando si parla di sicurezza, e perdiamo invece costantemente posizioni su tutto quello che è l'altro aspetto invece di una pubblica amministrazione, cioè qualità della vita, servizi, anche non voluta, perché sicuramente avere il Corriere Cagliino spinto questa notizia ha creato molta fibrillazione, specialmente in caso di PD, perché sinceramente noi non ci tocca, abbiamo la nostra storia, c'è la missione di un'operazione, ha nominato il campo del sale, perché è il primo che ha aperto le tappe è il sindaco Merola con tutta la sua giunta. Quindi questo è un grande risultato che abbiamo già raggiunto. L'altro risultato è che ufficialmente, una 15 giorni fa abbiamo detto che ufficiosamente la campagna elettorale era iniziata, oggi è iniziata ufficiosamente, quindi è ufficiale che siamo in campagna elettorale, e purtroppo i protagonisti devono in qualche modo organizzarsi, devono sapere cosa fare, dove fare, avere un contenitore per esprimere tutte le loro potenzialità. E quello che abbiamo noi creato nel novembre, 13 novembre del 2014, è stato un contenitore che secondo noi poteva essere, doveva essere protagonista di quello che era un dibattito politico cittadino, e lo è diventato a tutti gli effetti, perché anche stasera la presenza delle persone come ad oggi è una candidatura perdente, perché non è costruita, ripeto, su un progetto, non ha strategia ed è finalizzata solamente a portare avanti la bandierina del partito che esprimerà il candidato sindaco. Facendo così si perderà sempre a Bologna, perché andate a vedere tutti i risultati delle votazioni. Noi purtroppo ci fermiamo quando va bene a 70-80.000 voti, quando va male a Rivieto rispetto alla pubblica amministrazione e rispetto al modo di amministrare una città. Io ho sempre detto che il nostro modello è e rimane una città che in qualche modo è molto simile a Bologna, ossia a Verona. Verona è governata da un sindaco che è riuscito a scalzare anche lui dopo un regno di centro-sinistra durato anche lì tra 20 e 30 anni, è riuscito a vincere al di là di ogni pronostico. E a Verona hanno chiuso i campi rom, hanno debellato i graffiti, hanno dato sicurezza alla città, l'hanno implementata sotto il profilo del turismo e della promozione dell'immagine di Verona, hanno fatto quelle cose che deve fare i raggi quando va poi a venire la propria città, e abbiamo soprattutto un modello di governo della città che è stato il vero fallimento, al di là degli uomini che ci hanno messo la faccia, quindi dei vari Merola, del Boro o Cofferati, il fallimento è nel fatto che abbiamo un partito che si è sempre schiacciato sull'ala più estremista della sinistra. Vuoi prima di fondazione, adesso sei. Coloro che appoggiano i centri sociali, coloro che faranno sfilare insieme ai rom e ai semici, coloro che ogni volta che parli di sicurezza non fai neanche a tempo finire la parola, che sono già lì a minacciare delle crisi di giunta. Coloro che non hanno una visione vera di quelle che sono, che deve avere la politica oggi in città, cioè non primi partiti, gli interessi della ditta come la chiama Bersani, o gli interessi di un sistema cooperativo che oggi totalmente afflosciato su se stesso sta dimostrando tutte le crepe anche da un punto di vista economico, che comunque
inchieste della magistratura e quant'altro stanno sollevando, ma prima Bologna è il punto di partenza per noi. E dobbiamo partire dalla città, dai problemi dei cittadini, da quelle cose che nessuna amministrazione